Sì, sarò telegrafico, mi ero preoccupato quando il Presidente ha detto lasciamo la parola ai protagonisti del carnevale. No, al di là delle battute voglio innanzitutto ringraziare il Consiglio regionale per l'ospitalità di questa conferenza stampa, perché concordo con quanto sostenuto dal Presidente Solazzi. Questo è un evento, innanzitutto è un evento fatto di tanti eventi, perché poi come chi mi seguirà presenterà il programma, è un programma ricchissimo, ma soprattutto perché è un evento nazionale, io direi anche internazionale, perché poi arrivano anche delegazioni da città europee per partecipare e assistere alle sfilate del carnevale. Però è un evento di caratura nazionale, molto partecipato, ogni anno vede migliaia e migliaia di partecipanti, ma soprattutto io amo sempre usare una frase che non è mia, ma che riprendo volentieri, quando dico che a Fano il carnevale è una cosa seria, anche se il carnevale è sberleffo, è scherzo, è maschera, però a Fano è una cosa seria, parte da radici profonde, è il carnevale più antico d'Europa, ma soprattutto è un carnevale costruito a sostanza, a radici, ed è costruito in modo partecipato, dove c'è una ricerca culturale, è anche un evento culturale come tante iniziative al suo interno, ma anche le rappresentazioni sono il risultato di un percorso, di una ricerca legata con la storia, con l'attualità, con le radici culturali, è creatività, è elaborazione anche del percorso dei maestri carristi nella formazione, nella creazione dei carristi, ha creato nel territorio anche tante intelligenze, tante creatività, ma soprattutto l'aspetto che mi piace è un carnevale anche partecipato, che ha creato quella dinamicità, quel coinvolgimento che vede tanti settori, quindi è un carnevale per tutte le età, dai più giovani, dai giovanissimi fino al massimo d'età, nel senso le tante iniziative, comprese le sfilate, sono aperte a tutti e tutti possono trovare il loro protagonismo. Quindi come amministrazione crediamo molto, devo dire anche i consiglieri regionali hanno dato un contributo nel valorizzare questa manifestazione che è un fiore all'occhiello della città di Fano, ma direi della regione Marche, che rientra nel novero degli eventi più importanti della regione. Quindi ecco, ringrazio di nuovo per questa opportunità, perché penso che sia giusto che una conferenza stampa si tenga proprio nel capoluogo, nella regione, per dare proprio questo input e questa importanza che merita il Carnevale di Fano. E voglio anche ringraziare l'ente carnevalesca, che anche questo è un ente ormai storico, che ha poi il merito dell'organizzazione, del coinvolgimento, e quindi qui c'è il presidente dell'ente carnevalesca, al quale voglio anche esprimere un pubblico applauso, perché se si arriva a certi livelli, a questi livelli, grazie anche alla professionalità e alla capacità di gestione e di organizzazione, anche in momenti difficili come quelli che attraversiamo. Grazie anche il nostro sindaco. Vi rubiamo poco tempo, perché già nella cartella stampa preparata dal nostro ufficio stampa avete tutte le notizie inerenti e legate al nostro carnevale. Volevo solamente darvi alcuni spunti. Il filo conduttore del nostro carnevale di quest'anno è la risata, e lo possiamo intendere così: risata. E con dietro la risata ci colleghiamo il divertimento e tutto ciò che lega il nostro, il nostro programma dell'edizione 2015. E gli appuntamenti imminenti sono quelli di domenica prossima, che lega il territorio alla nostra manifestazione. Il Carnevale di Fano è una manifestazione, come diceva anche il Presidente e il nostro Sindaco, ormai e a livello nazionale, ha ripreso il suo posto grazie alla Regione Marche, che si è impegnata in questi ultimi anni a dare un importante contributo economico. Siamo qui perché il Carnevale di Fano è la manifestazione più importante della Regione nel periodo invernale, e quindi diventiamo un po' il capofila dei vari carnevali. Non per niente al nostro carnevale partecipano mascherate del territorio, abbiamo da Castelfidardo, da Montegranaro, da Qualagna, da Montefelcino, e la stessa Candelara è in piena sintonia
con il programma di quest'anno. Ecco, tutto il territorio fa capo a Fano e Fano appunto diventa esplosione nelle tre sfilate, nel giovedì grasso e nel martedì, ma altri 30 eventi collaterali che gli fanno da corona. E dicevo, ridere fa bene, è proprio questo il conduttore che vi dicevo prima, questo leitmotiv di quest'anno. E allora rideremo con lo yoga della risata, che faranno animazione anche lungo il corso, rideremo con i comici, quindi aprirà il carnevale quest'anno sabato 31 al Teatro della Fortuna proprio i comici del San Costanzo Show, e rideremo anche con i clown da corsia, perché noi facciamo anche solidarietà, e tutte e tre queste cose poi le vivremo insieme in un convegno che faremo lunedì 16, sempre nei locali del Teatro della Fortuna. Perché ridere fa bene, e ridere con la risata del carnevale si fa anche un'ottima economia, perché carnevale è anche economia. Economia perché? Perché le migliaia di persone che verranno a Fano riempiranno i nostri locali, ma soprattutto potranno quest'anno, vista la collaborazione con la Confesercenti, abbiamo sinergia con il Brodetto, altra eccellenza di Fano. Quanto parli di Fano si parla di carnevale e Brodetto, quindi nel periodo di carnevale allestiremo anche un pala Brodetto, e così in settembre parleremo di carnevale quando si svolgerà il Festival del Brodetto, e diventa uno scambio, e così per 12 mesi all'anno Fano, città del carnevale, parlerà sempre di carnevale. Poi quest'anno si parla di cibo, visto che anche l'Expo di Milano parlerà di cibo, e quindi quest'anno abbiamo con noi anche la Bovin Marche, che allestirà un grande stand, e avremo finalmente un Mark Burger al 100% italiano, e da questo, assieme al Brodetto, assieme alla Via delle Dolcezze, assieme alle eccellenze della regione che saranno poi allestito un mercatino in piazza centrale, e assieme allo street food, vedete che il carnevale a 360 gradi copre il discorso del cibo. Poi dovrebbe essere qua presente il signor Paolo Laudisio di Bovin Marche, ecco, che poi le chiedo ancora con più precisione quello che farete al nostro carnevale. Il carnevale sport, a differenza dell'anno scorso che siamo partiti avendo solo una disciplina sportiva, quest'anno siamo riusciti a coinvolgere quasi tutti gli sport. Abbiamo una new entry, la regata velica, che si svolgerà il 7 e l'8, poi avremo il basket, avremo il rugby, avremo il roller, quindi pattini su strada, avremo il ciclismo e avremo un moto raduno mascherato, dove raggruppa dalle vespe, le moto antiche, tutto quello che volete, ce n'è per tutti i gusti. Quindi 1, 8 e 15 avremo queste manifestazioni sportive abbastanza importanti, impegnative, perché sia a livello nazionale, regionale e provinciale cercheremo di accontentare tutti gli amici sportivi. L'importante è portatevi la maschera, perché dovete essere sempre sotto il segno della risata e del carnevale. Altro connubio felice della vicina regione Romagna, il carnevale di Fano è legato anche al mondo dei parchi. Tutti i parchi della Romagna sono legati al carnevale, e c'è anche qui una sinergia di programmazione, di sinergia anche nella pubblicazione, nei loro siti, nelle loro pubblicazioni parlano già di carnevale e viceversa. Abbiamo così un contatto pari a 1.200.000 persone che frequentano questi parchi. E dulcis in fundo, che dire, la tradizione non manca. Bello da vedere, dolce da gustare, e confermiamo i 200 quintali di cioccolata perugina che nelle tre domeniche verranno distribuiti, gettati dai carri sulla folla che animerà Viale Gramsci. Un'altra caratteristica che da alcuni anni ha preso vita e viene confermata, rientra ormai nel palinsesto del programma: la prima domenica è dedicata ai nonni,
che sono gli angeli custodi dei bambini, quindi, e l'8 e il 15 il carnevale dei bambini. Quindi il carnevale di Fano non inizia alle 15 del pomeriggio, ma inizia al mattino. In questo modo quest'anno siamo riusciti a coinvolgere tutti gli istituti scolastici, dagli asili, elementari, medie e anche scuole superiori. Grazie ad una le scuole superiori è la prima prova che facciamo, quindi quest'anno la novità della sfilata pomeridiana dalle 15 in poi, le scuole, i TC Battisti, l'Olivetti, il Volta e l'Apolloni animeranno con delle coreografie i carri giganti, quindi dei balletti, del brio davanti ad ogni carro. Quindi ecco, è una cosa nuova che proponiamo e grazie appunto all'aiuto di Mattia Diamantini siamo riusciti anche a fare questo. E il teatro, finalmente la Fondazione Teatro della Fortuna è legato con il nostro carnevale. Ogni sabato precedente alla sfilata il Teatro della Fortuna regala una serata dedicata. Quindi la prima, la più imminente, è quello che già vi ho accennato, è quella legata al San Costanzo Show, che quest'anno è interessante perché ricordiamo un amico dei fanesi, la Fondazione Peppe Nigra, in quell'occasione con uno spettacolo a lui dedicato. Poi il 7 prosegue questa collaborazione con il nostro coro polifonico malatestiano. L'anno scorso abbiamo invitato Predazzo, quest'anno è la città di Ariccia dei Castelli Romani, con un vero spettacolo in maschera che verrà proposto alle 21 al Teatro della Fortuna proprio il sabato 7. Le domeniche, oltre ai mercatini che vi ho detto, che alcune addirittura inizieranno il sabato, avranno anche la ormai tradizionale mostra e fiera dell'antiquariato. Poi abbiamo la fiera di domenica dedicata lungo tutto il corso della città, chiamata dei Piatlet, è uno svuotatasche con quello che hai trovato in soffitta e compagnia. Comunque coloratissimo appuntamento dal mattino dell'8. Quindi diciamo che abbiamo cercato veramente di metterci tutto ciò che la città di Fano offre, non per ultimo, quindi eccellenze. Abbiamo parlato di carnevale, abbiamo parlato di brodetto e dobbiamo parlare anche di romanità. Qualcuno pensa di rimettere in piedi, uno ce l'ho qua, il sindaco, che è un fautore, vorrebbe, almeno spera, di poter rimettere la manifestazione dedicata alla romanità con la Fano dei Cesari. Comunque io vi faccio l'anticipazione che il carnevale 2015 sicuramente farà parlare di romanità, perché abbiamo un carro appropriato che fa parlare di romanità. E attraverso questo carro, non solo, la sera, l'ultima sfilata del nostro carnevale delle tre domeniche, dove appunto tutti i carri sfilano con le luci, ci sarà una novità che stiamo costruendo proprio in questi giorni, grazie alla collaborazione del backstage di Marco Ferri, uno spettacolo luminoso dedicato alla nostra chicca fanese, che è l'Arco d'Augusto. Quindi in questa maniera speriamo di veramente toccare tutto ciò che Fano ha di meglio da offrire. Poi tutto il programma in dettaglio lo trovate già nel programma distribuito in 50.000 copie. Tutta la stampa presente, se vuole, può tranquillamente prendere appuntamento, visitare gli hangar dove stanno allestendo, costruendo e terminando i capolavori che sfileranno l'1, l'8 e il 15. Tutto ciò che vi può servire, noi vi siamo a disposizione. Fano, Carnevale di Fano e solidarietà. Ormai questa è la quarta quinta edizione della lotteria legata al carnevale. Non è una lotteria qualunque, ma è una lotteria a scopo benefico. Cioè mette in moto attorno a questa lotteria, quest'anno già hanno confermato oltre 15 associazioni, che saranno loro poi che venderanno i biglietti della lotteria. Attraverso loro e noi questa lotteria farà tutti insieme beneficenza alla mensa dei poveri di San Paterniano, dove purtroppo
stati incrementati i pranzi, cioè, ed è una mensa caritativa molto importante nella nostra città, e in questi anni tra le associazioni e la mensa, attraverso la lotteria, siamo riusciti a donare oltre 100.000 euro. Quindi è una cosa molto importante. Qui va ringraziato il Central Garage di Fano, perché il primo premio di quest'anno è la nuova Opel Corsa che fa O, e noi speriamo di fare un bel O tutti insieme per portare a termine i 20.000 tagliandi che abbiamo stampato. Altra cosa, quest'anno ci siamo proprio messi di punta, vorremmo, anzi chiedo di aiutarci voi dalla stampa, di far lasciare a casa l'ombrello, perché è diventato pericolosino, per non dire pericoloso. Al posto dell'ombrello sapete che abbiamo, grazie a Paolo Del Signore, inventato il prendigetto. Quest'anno sarà in un'edizione nuova, l'edizione 2015, e quindi invitiamo tutti a munirsi del prendigetto. Lasciate a casa l'ombrello. Il prendigetto, tra l'altro, è anche più comodo, perché poi si chiude, ve lo portate a casa come souvenir, in più riuscite a prendere più sicuramente più cioccolate. Quindi li troverete, grazie all'associazione, in tutti gli ingressi, in tutte le vie che conducono al corso mascherato. Quindi una raccomandazione importantissima: non adoperate gli ombrelli, e vi ringrazio anticipatamente. Ultima, e poi fermo, perché se no non finisco più, il sostegno all'ente carnevalesca è molto importante. Con sole 10 euro, quindi non è che vi si chiede chissà cosa, dite grazie a quelli dell'ente carnevalesca che gratuitamente lavorano 12 mesi all'anno per questa manifestazione. Con i 10 euro, provate a pensare, se tutti i fanesi fossero tesserati, beh, sarebbe una bella cifra da poter destinare ad aumentare, ad far crescere la manifestazione e puntare anche più in alto. E con questa raccomandazione io intanto dico nuovamente grazie a tutti voi. Se mi sono dimenticato di qualcosa ditemelo, e proprio lo volevo fare dopo, ma lo posso mettere anche prima. Tutto ciò è possibile, è stato possibile a chiudere un bilancio, almeno speriamo di poterlo chiudere, grazie al contributo della Regione, della Fondazione e dei miei sponsor nella persona della BCC Fano, e poi anche degli sponsor importantissimi che ci sostengono, e vedo, mi è stato suggerito, è qui presente, quindi lo ringrazio, eccolo qua, Marco Gnocchini, che è della Prometeo, un nostro grande presidente della Prometeo, grande sostenitore della nostra manifestazione, legato poi ad altri, Profliglas, Maestrale, Isa Carifano, Banca Marche, CPA, così non salto nessuno, e poi tutti i vari, le varie cooperative che ci aiutano, miei sponsor non li cito, giornali, web, stampati e non, grazie a tutti, perché ci sostenete in una maniera grande come avete fatto sempre. Dulcis in fundo, finalmente il carnevale, o che digitate EU, o che digitate IT, o che digitate COM, finalmente il Carnevale di Fano ha un sito ufficiale unico dell'ente carnevalesca Fano, e sono orgoglioso di questo, perché è stato un parto difficilissimo e lungo, ed è stato anche messo a disposizione, potete scaricare gratuitamente un'app dove lì dentro troverete aggiornato 24 ore su 24 tutte le novità che stanno nascendo. E vorrei dire grazie pubblicamente all'ufficio che quest'anno ci segue, che è Omnia Comunicazione. E quindi le altre novità che stiamo mettendo, non so se la posso dire o no, Ale, ho bisogno di te, ancora non è nato il nome, posso dire qualcosa? Ecco, una novità in assoluto, siete i primi a saperla, la stiamo costruendo, ci abbiamo lavorato anche stanotte, è vero Marcello? Nascerà per la prima volta il Carnevale degli Animali. Basta, non dico più niente. Ecco, stop. Ho già detto troppo, quindi non lo dovevo dire, ma ormai l'ho detto. E non chiedetemi dove e quando, perché non ve lo dico. Ecco, chiuso.
signori e signori, tra breve riceverete una botta di una notizia, uno scoop nazionale, un lancio nazionale. Però mi sembrava giusto dirlo, dai, che bellino, un gran bel po', anche perché su Facebook ho visto che qualcuno già sta preparando i cappottini, quindi ecco. Allora a questo punto, visto che abbiamo la Bovin Marche e Prometeo presenti, se gentilmente ci dite due parole a favore e se qualcun altro vuole intervenire, aspetta, prima di loro, Mirko, una parola, più di tutti tranquillizzaci. Anche a riguardo. No, io volevo soltanto dire una cosa, poi devo tornare in aula, come ha detto il Presidente, per votare. Il motivo per cui siamo qui è che dal 2010, quindi negli ultimi anni, il Consiglio regionale delle Marche ha istituito un capitolo nella legge finanziaria dedicato appositamente al Carnevale di Fano. Questa è la notizia, penso, più importante sul piano istituzionale e anche finanziario, che grazie al lavoro dei consiglieri regionali, in particolar modo della Commissione Bilancio, è stata istituita nella legge finanziaria un capitolo dedicato al Carnevale. E non è una cosa da poco, perché effettivamente dà stabilità e fa in modo, soprattutto, che è la cosa più importante, che il Carnevale riceva dalla Regione un riconoscimento di un'importanza nazionale. E questa è la vera novità e in qualche modo anche il motivo per cui siamo nella sede del Consiglio regionale dell'Assemblea legislativa, perché appunto la Regione ha voluto dare e significare, nonostante le difficoltà di bilancio, qui c'è Zaffini che ha visto insieme a me, che è vicepresidente della Commissione bilancio, la difficoltà per chiudere quest'anno la finanziaria regionale e poter prevedere nel bilancio di previsione un contributo, ancorché grande o piccolo, come sa il Presidente Cecchini, è stato molto difficile. E questo è stato fatto proprio per riconoscere questo ruolo importantissimo al Carnevale, che è un evento che ha un valore culturale, economico, ma se volete anche di tradizione, di origini, che in un momento come questo non solo non vanno perse, ma vanno ritrovate e rinforzate. Il Carnevale non si è sospeso mai, nemmeno forse durante degli anni della guerra, forse una volta o due non si è fatto. Quindi vuol dire che è una tradizione che è stata tenuta in piedi nonostante le difficoltà, le avversità storiche, culturali, economiche, e mai come adesso è necessario non smarrire quelle tradizioni. Per questo siamo qui a testimoniare il nostro sostegno, il mio sostegno personale al Carnevale, come ho sempre fatto in questi anni. Grazie Luciano. Grazie consigliere Mirko Carluni. Scusate, grazie, ma c'è votazione in aula. Grazie a Zaffini, nostro consigliere regionale sempre fanese. Sì, no, come ribadito, ci siamo sempre impegnati da quando ci siamo insediati qua in Regione. Per noi è stato sempre con orgoglio una difesa non campanilistica, ma proprio per il fatto di una manifestazione a livello nazionale che abbiamo individuato insieme alla Commissione come una delle appunto, manifestazioni più importanti delle Marche, insieme alla Quintana e poche altre. Quindi io insieme alla Commissione abbiamo cercato di far avere sempre un sostegno minimo, chiaramente come già ribadito le situazioni di bilancio sono drammatiche, però ancora una volta siamo riusciti a portare a casa qualcosa di buono, non solo per Fano ma per tutte le Marche, questo sicuramente. Poi ringrazio sicuramente tutti quelli che fanno volontariato da anni e sono convinto che veramente 10 euro a Fanese sarebbe uno sforzo minimo perché proprio deve essere l'humus in cui... Poi io sono nato a 30 metri dall'Arco d'Augusto e non pagavo anche quando si doveva pagare perché ho casa dentro, quindi ho ancora un impegno maggiore da dare adesso magari. Bene. Grazie per la partecipazione di tutta la stampa. Grazie consigliere Zaffini. E allora, come avevo preannunciato, darei un attimo la linea, così si dice, no? Alla Bovin Marche, che quest'anno ragazzi tutti hamburger 100% italiano, lungo il corso mascherato finalmente potremo sfamare le 50.000 persone che intervengono ogni domenica al nostro carnevale. Sarà dura tutte 50.000. Laudisio Paolo, Bovin Marche. No, io ringrazio dell'opportunità, anche abbiamo pensato di proporci in questa iniziativa perché siamo partiti da una riflessione: il mangiare, soprattutto nelle nostre civiltà, anche se ultimamente qualche problema cominciamo a averlo anche noi, non è più riempirsi la pancia, ma è un piacere, è un momento di gioia e convivialità. Se poi è vero che nelle nostre civiltà spesso spendiamo più per dimagrire o per porre rimedio ai danni della cattiva alimentazione,
diciamo mangiamo un po' meno ma mangiamo bene. E quindi ecco, abbinare i nostri prodotti a un momento di gioia, di convivialità, di allegria, secondo noi era una scelta appropriata. Tra l'altro abbiamo fatto questa, abbiamo fatto da un anno circa questa iniziativa di questo hamburger che è non tutto italiano ma tutto marchigiano, perché non solo usiamo carne marchigiana ma il pane è di Cucurano, quindi di un panificio di Cucurano, quindi utilizziamo anche del pane che gioca quasi in casa in questo caso, e quindi ecco, è una proposta, perché oggi il mangiare è anche spesso un mangiare veloce, i nostri ragazzi a volte si infilano in fast food in cui, con tutto il rispetto, a volte non si sa quello che portano a casa, e ci siamo detti perché, visto che abbiamo un buon prodotto, non proporlo anche a una platea di giovani, che fargli assaggiare soprattutto di sapori diversi, quindi riuscire a mangiare velocemente con poco, ma anche di qualità, perché non è detto che le due cose non possano essere abbinate, per cui per noi è una new entry all'interno di questa iniziativa bellissima, siamo contenti, siamo felici di esserci, speriamo che poi questi Mark Burger piacciano, noi ce lo auguriamo vivamente. Grazie da parte mia personale, passiamo sì. Il microfono a Presidente, prometto, Marco Gnocchini, che a Fanno ci dà la luce, ci dà il gas, ci dà l'energia sì. E ci dà anche il carnevale. Sì, per la nostra società è da, possiamo dire da sempre, da quando si è creato questo connubio con Fano e con il suo territorio, da sempre a fianco di questo incredibile evento, perché per noi è anzitutto un onore poter dare un contributo a questa manifestazione che nel genere è di livello nazionale, come è stato ampiamente dimostrato, ma poi è anche un dovere, perché la nostra società, una società di servizi e tiene il territorio davanti a tutto, quindi poter in un contesto di libero mercato, di concorrenza anche molto, molto difficile, noi cerchiamo sempre di fare l'interesse del territorio, e penso che questa sia la maniera migliore per la città di Fano, per il Carnevale, per tutto il territorio marchigiano. Io vi ringrazio veramente anticipatamente per tutto quello che state facendo per questa nostra manifestazione, perché veramente il vostro aiuto è molto importante per tutto il programma che vi abbiamo appena detto, elencato. E prima di dare di nuovo la parola al nostro sindaco, volevo anche ricordare i nostri maestri carristi, che quest'anno veramente hanno fatto dei salti mortali per arricchire la nostra sfilata in una maniera veramente eccezionale. Proprio ieri sera sono passato, e noi passiamo tutti i giorni, purtroppo siamo diventati ormai maniaci, a vedere a che punto sono, ecco, cominciare a vedere, ad acquistare colore, questi giganti di cartapesta sono una meraviglia. Una meraviglia, come sarà un carro nel Paese delle Meraviglie, dove meraviglia delle meraviglie avremo il nostro ospite d'onore al Carnevale, Matteo Renzi, che non è venuto di persona, ma l'avremo ugualmente al Carnevale. Poi, come vi dicevo, circo, Halloween, party, è un restyling di un carro vincitore dell'anno scorso, una forza delle maschere, il trionfo del Carnevale, le battaglie del Metauro legate alla romanità, anche la musica rabita quest'anno diventa carro, avendo un suo pupo e avendo le postazioni getto, carro dedicato al bordetto, carro dedicato all'allegria e il pupo, quello che ormai la trazione vuole, che apre le sfilate a Fano, è il Bugiardon 2015. È andato di moda nel 2014, visto che ci sono le elezioni anche nel 2015, va di moda sicuramente anche quest'anno. Quindi bugie politiche anche quest'anno sfileranno su Viale Gramsci. Le mascherate, il Laboratorio Geniale festeggia 30 anni di attività col Carnevale. Quest'anno presenterà una mascherata dedicata ai Mini One e la grande, enorme mascherata dedicata ai parchi. E così, senza far nomi, ringrazio pubblicamente tutti coloro che stanno lavorando, dai maestri carristi, i ragazzi
che fanno lo stage delle scuole che sono venuti appunto questi giorni a colorare i nostri carri, veramente tutti, dal primo fino all'ultimo. Grazie di cuore di quello che state facendo per questa nostra grande manifestazione che è il Carnevale di Fano. La conclusione al nostro sindaco. Ma io concludo con due parole, veramente, dopo quello che avete ascoltato, la dimostrazione che è un carnevale scoppiettante, è veramente ricco, è un'offerta per tutti, è un ventaglio che va per tutte le fasce d'età. Io chiudo con la frase storica del carnevale: il carnevale si apre con avanti con i carri, e quindi mi sento di dire avanti con i carri, vediamoci tutti l'1, l'8 e il 15. Grazie. Grazie. Documenti, ecco, se volete, quanto avete tempo, che passate per Fano, abbiamo un archivio storico, tutto grazie alla Commissione Cultura dell'Ente, sono riusciti a mettere tutti in fila dal 1347 ad oggi, e lo trovate anche sui web. Quindi la data che noi abbiamo, sembra che adesso abbiano trovato un altro carteggio che addirittura ci porta al 1281, però ancora per noi la data ufficiale è il 1347. Quante persone ci lavorano? Allora, nel mondo del carnevale a pieno ritmo, allora, per la costruzione dei carri eccetera eccetera, è un centinaio di persone, associazioni, volontari, maestri carristi, scuole comprese, che preparano carri e mascherate. Oltre a tutto loro abbiamo tutti i poli scolastici, e lì abbiamo quasi 400 bambini che stanno lavorando per preparare il carnevale dei bambini. Oltre ai bambini ci sono tutti gli insegnanti e i genitori che aiutano, oltre alle 3 o 4 maestranze che mandiamo noi come carnevalesca, e lì arriviamo tranquillamente a superare i migliaia di persone. Dietro poi a tutta questa operazione di sfilata abbiamo tutti i club anziani, il carnevale dei nonni, che stanno anche loro presentandosi, e proposte di sfilata che vedremo a sorpresa, e loro sono sempre una sorpresa. Ma oltre ai club abbiamo le altre 15 associazioni che lavorano sul mondo della lotteria di beneficenza, e non dico i nomi perché non li voglio saltare, però mi pare che in cartella li avete, tutte le varie associazioni che appunto saranno loro a vendere, a promuovere la lotteria 2015. Se facciamo una somma superiamo abbondantemente i 2000 persone, poi i soci, ecco, 605, però nel 2015 speriamo di superare il mio sogno dei 1000, e mi sa che ci ha messo mano anche il sindaco quest'anno, dai, ecco. Hai promesso, quindi qui dobbiamo arrivare a 1000. Il getto da mostrare purtroppo non è possibile mostrarlo perché ci arriva la prossima settimana. Io attendo. E la prossima settimana, quanto mi arriva, se le televisioni si vogliono divertire, noi lo facciamo sempre, quando abbiamo steso le varie casse, che sono 100, e tutti i vari imballi, è una ripresa bellissima da fare, veramente si vive il dolce del carnevale, perché voi non vi immaginate, ma 200 quintali di cioccolata riempono, sono pilici da 13 metri insomma, adesso più o meno, sono un'immensità, perché con tutte le carte, gli imballi, fa un effetto molto bello, ci sentiamo molto dolci. Domande? A disposizione, qualsiasi cosa. Dite a tutti che l'ingresso quest'anno è gratuito, perché qualche giornale ha scritto a pagamento, c'è stato un, non lo so se l'ha scritto o l'ha letto, perché io non l'ho letto da nessuna parte, onestamente. Comunque quest'anno è a gratis, il prossimo anno spero di no. Dicevi 3 spettacoli prima delle sfilate, 31 San Costanzo Giro. Sì, 7 c'è questo. Sì, il 14 lo stanno elaborando, il Teatro della Fortuna, ancora non mi è passato il nome, ma comunque ti posso anche anticipare, invece il Giovedì Grasso già l'avete trovato stampato, lo spettacolo per i bambini è confermato, il Peter Pan mi pare, ecco,
la presidente del teatro appena avrà stabilito la titolazione di questa serata la comunicherà lei stessa. Non c'è bisogno di brutalmente nell'assemblea dei soci l'ho detta e lo ripeto, adoperiamo quella del 2014. Cioè, allora i tagli purtroppo li abbiamo dovuti fare e abbiamo tagliato dove meno si vede e dove meno fa male, quindi è stato tagliato tutto ciò che era ristretto, cioè tutto quello che era vi ricordate la mitica cena grassa, sì. E il Miss Carnevale e che comunque sia alla fine hanno fatto un meno 20.000, cioè il bilancio diciamo lo chiudiamo a 3.41, lo chiudiamo se riusciamo a chiuderlo. E signori e signori, visto l'ora vi auguro buon pranzo e vi aspetto tutti al Carnevale di Fano, stampa, fotografi, fate la cortesia di chiamare l'agenzia Omnia di modo che vi rilasciano il pass fotografico e il pass per salire sulla tribuna autorità, stampa e sponsor, che quest'anno avrete le poltroncine rosse. Grazie. Per farvi stare seduti e comodi. Siamo bravi o no? Ecco, abbiamo pensato proprio a tutto. Grazie e buon carnevale a tutti.